Buonasera a tutti, quarto appuntamento del 910 Open e sono particolarmente contento che stasera ci sia Franco Guerzoni a commentare un'immagine di Luigi Ghirri e a parlarci di Luigi Ghirri per una ragione che però vi dirò dopo. Adesso volevo un attimo ripercorrere il filo, ma velocissimamente, delle tre lezioni precedenti e cosa abbiamo fatto durante le tre lezioni precedenti. Abbiamo cercato di individuare dei fili conduttori attraverso cui raccontare l'arte del XX secolo. E il primo racconto è in qualche modo per me a che fare molto da vicino con un filosofo teorico di cui abbiamo parlato nel secondo incontro, cioè Arthur Coleman Danto. Parte da Duchamp, e per parlare di Duchamp abbiamo scelto il grande retro e l'abbiamo fatto commentare da Tavolo Verde, stasera è anche qui presente, ci fa piacere. Abbiamo individuato questa linea appunto che parte da Duchamp e prosegue a Niebuhr e che ha a che fare con questioni che sono molto importanti, come per esempio l'equivalenza tra autore e spettatore, la corrispondenza, la strana corrispondenza che c'è tra autore e spettatore, di cui parleremo sicuramente anche stasera, e la sottigliarsi di quel confine molto importante tra arte e realtà, tra arte e mondo. E poi invece la volta scorsa assieme a Paolo Tambianchi abbiamo parlato delle ninfe dell'Orangerie di Monet e abbiamo usato quest'opera tarda di Monet per ripercorrere un pochino quell'altro grande racconto che Clement Greenberg fa della pittura della prima metà del Novecento, che parte naturalmente alla fine dell'Ottocento, arriva l'arte americana negli anni 40 e 50, e questo racconto ha il suo fulcro in quella cosa che è un limite specifico della pittura, che si scopre durante il XIX secolo, che è quella invalicabile piattezza della superficie, ma che per Greenberg è anche un punto di forza, un punto di forza della pittura e una possibilità di rinascita della pittura. E oggi apparentemente parliamo di qualcosa di completamente diverso, perché parliamo di fotografia, l'altra volta abbiamo parlato di pittura, e parliamo dell'Italia e del paesaggio italiano, un discorso che cominciamo oggi, che proseguiremo probabilmente molto più avanti quando parleremo del Crepito di Gibellina di Burri, per esempio, no? Queste cose che vedremo oggi troveranno la loro prosecuzione negli incontri successivi. E parliamo di una figura che è diventata centrale in tutti i discorsi che si fanno a proposito della storia della fotografia della seconda metà del Novecento. Molti di voi ricorderanno la mostra del Maxi di 2 anni fa, 2013, sì, tanto fatto, di cui qui ho il catalogo. È una prepotente riscoperta quella che si fa di Luigi Ghirri, e questa centralità così forte è in qualche modo in stride un pochino invece con la condizione di lateralità e marginalità che Luigi Ghirri aveva scelto per lui per tutta la vita. Ghirri ha sempre abitato, sempre vissuto tra Reggio Emilia e Modena, e non si è mai mosso tanto, sono per viaggi, barra, vacanze, quasi, no? Però insomma è quasi leggendario il fatto che preferisse non spostarsi troppo da un baricentro che era appunto Emilia. E però di questa centralità oggi dobbiamo parlare. Prima difficoltà, scegliere un'immagine di Luigi Ghirri, cioè ce ne sono molte. Io ne ho scelta una che si intitola proprio Modena e che è del 1973 e che è tratta da una serie che si chiama Italia ai lati, ma potevo anche sceglierne altri. Questa immagine ci dice qualcosa, e poi sei tu anche che mi hai, come dire, portato verso queste immagini, però per esempio io avrei potuto scegliere, adesso facciamo il gioco dell'avrei potuto, avrei potuto scegliere altre immagini che rivelano perché per me è importante Luigi Ghirri. Ad esempio questa immagine dove c'è un ragazzino che si chiama sempre, è sempre titolata Modena ed è sempre una foto del 1973, e così durante il carnevale vestito da Batman in una piazza italiana, probabilmente Modena, in questo caso è proprio la piazza di Modena. E ecco, qual è la questione? Per me questa foto è importante perché questa foto ce l'ho anch'io nel mio archivio familiare, anche mio padre mi ha fatto una foto quando ero bambino così come questa. Come ce l'ho anch'io, e quindi qui non dico più, lo potevo fare anch'io, quindi diciamo ce l'ho anch'io, anch'io ho questa foto, ed è questa strana impressione che hai di fronte a certe foto di Luigi Ghirri, cioè di averle, di possederle, quando veramente parte la tua memoria, come questa foto qui, per esempio, è un'immagine, questa sopra, non so se riuscite a vederla,
è un'immagine di Fiabilandia, che è un parco che è vicino a Rimini, dove era conservato, ne parla anche Vittorio Tondelli in un weekend postmoderno di questa cosa, il King Kong di uno dei film, credo del secondo. È lo stesso, come si chiama il tipo che ha fatto E.T.? Carlo Rambaldi, esatto, lui aveva fatto questo King Kong, e il King Kong che avevo usato per il film era conservato in un capannone a Fiabilandia. Io da bambino, i miei, chi sono spagnolo, per questo andavo spesso con i miei a vedere questo King Kong che mi affascinava e mi spaventava. Questa foto di me con me in braccio alla gamba, ce l'ho anch'io. Ecco, è proprio questa, ce l'hanno anche molti miei amici, no? Ed è anche uno scatto importante di Luigi Ghiri. Allora, qual è la questione? Che Ghiri traffica, non tanto, non si sente tanto fotografo professionista, né tanto meno fotografo barra artista, è un fotografo che traffica con la fotografia amatoriale, con la fotografia dilettantesca, con la fotografia del fotografo che si è formato da sé. E questa cosa qui, questo aspetto, che è quello che ci fa dire appunto questa foto, ce l'ho anch'io, è un punto di forza del lavoro di Luigi Ghiri, del lavoro di Luigi Ghiri. L'altra questione invece, per cui per me è importante Luigi Ghiri, è che Ghiri aveva capito molto bene che fare fotografia significa anche naturalmente riflettere sulla fotografia, e che fare fotografia, fotografare il mondo, significava non solo fotografare il mondo, ma prendere in considerazione assieme al mondo anche le fotografie del mondo, la rappresentazione del mondo. Allora noi abbiamo tantissime foto di Luigi Ghiri, adesso in realtà Francesco le avevo messe dentro questa cosa, però le sto mostrando così, magari le vedete male. Noi abbiamo moltissime foto di Luigi Ghiri dove, che sembrano dei collage, che sembrano dei fotomontaggi, è lo stesso, dove il mondo sta in perfetta continuità con il mondo rappresentato, cioè non c'è discontinuità fra naturale e artificiale. Il paesaggio per Ghiri è tutto, è il paesaggio rappresentato, è il paesaggio reale. E allora l'Atlante per Ghiri è paesaggio, e allora Fiabilandia per Ghiri è paesaggio, e allora tante cose, le cartoline per Ghiri sono paesaggio, insomma le immagini fotografate sono paesaggio, le librerie che tanto mi piacevano sul paesaggio. Terzo motivo per cui per me è importante Ghiri, per via di Franco Guerzoni, perché Franco Guerzoni, che è artista, che ha fatto qualcosa, almeno dalla fine degli anni 70 in poi, che difficilmente è riconducibile a Ghiri, se non altro perché Franco hai fatto pittura, quindi hai lavorato con un altro medium, perché Franco Guerzoni, a distanza di 40 anni, ha deciso di raccontare, di più di 40 anni, ha deciso di raccontare una cosa che lo riguarda molto, molto da vicino, ed è però mi piacerebbe che rimanesse ferma l'immagine, quella che abbiamo scelto, okay. Che è la sua storia, la sua amicizia con Luigi Ghiri, che si colloca in un decennio, insomma, tra la fine degli anni 60, 69, quando vi conoscete, e la metà barra fine degli anni 70. Questa amicizia è anche un rapporto di collaborazione molto intenso anche perché breve, e dicevo, Franco ha deciso dopo molto tempo di raccontarlo, e l'ha fatto attraverso prima di tutto un libro, che è questo, un libro edito da Schiere, si chiama Nessun luogo da nessuna parte, Viaggi e Landaggi con Luigi Ghiri, ed è anche il titolo di una mostra che si è svolta in Triennale da autunno scorso e che ho avuto per fortuna di seguire da vicino perché l'ho curata, insomma. E quindi per me, come dire, questo incontro è la possibilità di guardare da una certa distanza a questo lavoro che abbiamo fatto io e Franco in occasione di questa mostra. Però io voglio partire subito da tu e Luigi Ghiri e chiederti come, Franco, vi siete conosciuti, come è accaduto che vi siete incontrati. Io intanto non sono un esperto di fotografia di Ghiri, che secondo me la fotografia di Ghiri la conosce molto meglio Davide. Io conosco Luigi da circa conoscenza banale del mondo, e perché in quegli anni, primi anni 70, fine anni 60, primi anni 70, diciamo, la mia città è una città molto vivace e con una presenza di artisti che cercavano, molto compattati, una specie di piccola gruppo massoneria, ne dico due su tutti, Claudio Parmigiani e Franco Vaccari, però cercavamo un modo per avere un'economia che non veniva dal lavoro, ovviamente, facevamo in quegli anni lì, quindi un parallelismo tra il lavoro artistico e una professione. Abbiamo immaginato di fare uno studio di pubblicità.
città. Luigi faceva il geometra di mestiere e devo dire che il geometra è una parola che oggi risultare quasi offensiva e si usa spesso la parola progettista al posto di geometra, perché geometra è una parola che diminuisce quasi una professione in un certo senso. Che lui fosse geometra è interessante il fatto che quel Ghirri ha raccontato la trasformazione del paesaggio italiano anche nelle sue rotture, e le sue rotture sono causate molto spesso dall'opera dei geometri proprio, sì. E tra lui stesso geometra, sì. No, questo era un geometra delicato, rispetto alla categoria dei geometri in una stagione in cui una piccola città come Modena era in grande trasformazione. Lui era delicato, aveva la mano gentile rispetto a Reto, addirittura lui era progettista di piccolissimi disegni che appaltava da altri geometri, magari anche più aggressivi, e una persona con la quale era piacevolissimo dialogare. Sono molto informato, a differenza di quello che Celati spesso dice nei suoi racconti. Racconta un Ghirri con gli occhiali sporchi che attraversa le campagne modenesi, e quindi le foto sono flu perché lui ha gli occhiali sporchi. Che è una cosa divertente in un libro. Era una persona molto colta che amava moltissimo le immagini, quindi le riviste io andavo da lui, abitavamo come non so, a 10 metri da lato, lui aveva un rifornimento di rivista di architettura, design, e quindi era informato, e la immagine che mostravi tu del Batman dice di chiara informazione, perché quel tipo di fotografia lì è una fotografia che lui eredita dall'amore verso i fotografi americani, che lui conosceva, a differenza di quello che qualcuno vorrebbe dimostrarci, che lui fosse un genio sull'accuratezza, che poi è la caduta di tono nella lettura di qualsiasi artista, cioè come dire, l'istintività e basta, non esistono gli artisti solo istintivi. Gli artisti sono generalmente persone colte che leggono, che sanno scrivere, che guardano, e quindi l'istintivo è qualcosa che appartiene a un romanzo minore, direbbe Freud, a un mondo che serve a divertire una serata con un telefilm, ma sostanzialmente Luigi era proprio questo, una persona che aveva una gran fame di informazione. In un tempo in cui la fotografia non aveva nessuna fortuna se non fosse stata usata da un artista, ma lui era davvero fotografo, nel senso più tradizionale della parola. La figura più rilevante di quegli anni che cerchiamo di raccontare, che sono quel decennio, nei quali ho un vicinato affettuoso con lui, e lui è non solo l'amico con la macchina fotografica, ma un amico col quale io riesco, tanto è un uomo scarico, mentre noi siamo presi dall'ideologia e dalle avanguardie con tutti i fuochi, tutti i con lui è un uomo scarico, un uomo che medita, che pensa. Quindi parlare con lui voleva dire per me, ed era un dialogo quotidiano, notturno spesso, smussare un po' i fuochi che mi venivano di riflesso da avere. Quindi vi siete conosciuti perché vicini di casa, non vi siete subito rivelati, tu come artista e lui come fotografo fatto stare? Io come fotografo non si rivelava perché aveva un senso di pudore. Io mi rivelavo di più perché ero più cialtrone, ovvero più come dire, aggressivo, e pensavo di avere chissà quale diritto di mostrare una diversità. Lui era un uomo che, come dicevo prima, un amico, aveva una responsabilità familiare, aveva un figlio, un mutuo su una casa, doveva fare 10 ore, 8 ore di ufficio. Io lo vedevo spesso di notte, non veniva mai lui di notte con noi, con me, Claudio, grandi bevitori, allora, non usciva di sera, andavo io qua al ritorno da lui, per dirti che aveva proprio una vita molto, sembrava una vita molto segnata, fa pensare a certe figure di Pessoa, a certe figure della letteratura. Lui è davvero un uomo senza qualità alla musica, però, cioè un uomo che aveva una grande conoscenza, poca conoscenza del mezzo. Infatti lui non è un grandissimo fotografo, se si parla delle foto, anche questa qua la guardavo perché mai mandato è sbagliata una foto, nessun fotografo oggi farebbe una fotografia, ma si attrezzerebbe a farla molto più, ad esempio quella
del muro che sfugge sopra, non ci sarebbe un altro. Quindi lui lavora in un tempo, ad esempio una cosa che può essere utile a comprendere, non per diminuire, ma lavora in un tempo in cui esce un libro di Dolce, io me lo ricordo come fosse oggi, che si chiamava Il Pitch. Io poi pensavo che Il Pitch fosse finito lì, invece Il Pitch cominciava, quindi forse il lavoro di tanti artisti americani ha portato a Pitch, è andato a 10.000 giri e continua ancora, quindi un fenomeno, io pensavo fosse un fenomeno di chiusura, che fossimo arrivati con le statine, insomma, che fossimo arrivati a un livello, e invece poi dopo tutto riparte. Lui è affascinato sostanzialmente, come bene hai detto tu, dal paesaggio quando è riflesso, dal paesaggio delle vetrine, non so, è un grande, era molto attratto dalle vetrine, da tutto ciò che aveva una quinta davanti, cioè non un paesaggio diretto, che peraltro non sarebbe neanche stato apprezzato in quel tempo lì. Lui faceva una ricerca sui riflessi, su quello che conteneva questa sorta di teca che era il negozio. Questa immagine in particolare, ad esempio, lui, tu hai detto bene, tutti abbiamo una fotografia di Papa da bambino. Questa è una casa che era vicinissima a casa nostra e lui fotografava queste case che erano case che ho detto nel libro, non invecchieranno mai, perché un po' c'è un bugnato che si rifà un pochettino all'idea classica, ma è veramente poverino. Oppure ci possono essere, ci potevano essere su queste case delle rondinelle di ceramica, ad esempio. C'era un kitsch, ma era un kitsch di lani, no? Di lani, ad esempio, che erano. Oppure dei pezzi di storia soltanto intravista, so, fontanelle che potevano avere un vario rapporto con una vera fontana del 400 fiorentina, ma che era stata prodotta magari, non so, dall'artigiano Moderese. E il nostro mondo intorno era quello, quindi lui fotografa proprio quello che vede vicino prima. Quando fa le fotografie del grande paesaggio, le persone che guardano il paesaggio, ad esempio, ricordano Paolini, ma lui era un grande amante del lavoro di Paolini, fin da giovane. Lo conosce. Quindi voglio dirti, non c'è niente di istintuale nel senso stupido della parola, cioè tu che sei un po' ballerino, fai le foto. È una persona che si nutre. Io l'ho detto qualche giorno fa a un grande regista tuo conterraneo che il regista di Raffaello Sanzio, Romeo Castellucci. E Romeo Castellucci è un grandissimo ladro di arte, cioè si nutre di quello, però è un ladro buono perché poi la restituisce moltiplicata l'arte. Quindi in un certo senso il discorso su Luigi andrebbe fatto tenendo in considerazione che lui è vicino degli artisti molto ispirati e molto, come dire, ideologicamente molto accesi, che hanno conosciuto le avanguardie storiche, che vedono questa sorta di rinascita delle neoavanguardie. Quindi lui è una spugna, è una persona, però ha un filtro, quindi lui non è mai acceso, la sua fotografia non denuncia mai niente se non uno stato di disequilibrio. Non c'è mai, in quel tempo lì, chi erano i fotografi? Mulas, Gigante, Sluccia, lui, perché la fotografia di quel tempo lì, parlo dei primissimi anni 70, è una fotografia, la fotografia si presenta sotto forma di fotoreportage, il fotografo continua a fotografare il piccolo incidente della signora Ducale, la borsa, c'è una regressione rispetto alla ricerca della fotografia degli anni 60, addirittura un'inversione, e lui inizialmente può essere confuso con questi fotografi, perché ama molto, lui è meno drammatico, e questa foto secondo me lo restituisce in pieno, tolto la descrizione che facevo della parete, ma quel vestitino sì, potrebbe essere di carnevale ancora, oppure comunque un vestitino che si mette, che scende dalla finestra appoggiato ad asciugare, forse tolto dall'armadio, è la denuncia del suo cuore, perché lui ha un cuore rivolto verso il melodramma, è un grande appassionato di musica. Molto meno, anche proprio la musica, quella picchiata, dura, lui ama Mozart, e so, mentre per dire la diversità dei caratteri che si formano così. Ti trovo un attimo, perché
poi è sempre posto questa distinzione fra il dirmi degli inizi, diciamo che sì. Gli inizi sono questi, anche se tu li conoscevi solo in parte, perché lui non li raccontava tutti, cioè per le mostre importanti Luigi forse dirmi arrivano forse verso la metà degli anni 70. Però è sempre posto questa differenza tra il dirmi più secco, tu dici qui c'è qualcosa di melodrammatico, però questo è un dirmi. Dopo, ecco, tra i degli inizi, che è un pochino più secco, che si muove tra dici antropologia e kitsch, hai sempre usato questa espressione, e invece il dire più tardo che diventa effettivamente più lirico, più melodrammatico. Addirittura c'è Chaplin nella fotografia ultima, ci sono queste, non so, questa idea di un canale ripreso, canale della pianura ripreso in modo che tu vedi questa specie di segno che finisce proprio nel paesaggio, finisce nell'orizzonte, oppure i viali, c'è qualcosa, manca Chaplin con la sua bacchetta e se ne va a piedi, insomma c'è qualcosa che porta lui, potremmo dire anche con un sentimento maggiore, una maggiore consapevolezza forse anche del suo sapere, del suo fare, perché questi anni che dico io sono anni anche molto disarticolati, lui cerca, non ha nessuna fortuna, lui fa fotografie moltissime al mio lavoro, ma anche al mio lavoro d'artista, cioè le foto che mi servivano come supporto. Ok, dopo raccontiamo i vostri. Ma lui fotografa i primi certi lavori di parmigiani, fotografa altri artisti, lui è a contatto strettissimo, e quindi e ne risente nel senso positivo, come noi in un certo senso risentiamo di questa pacatezza, perché lui spegne i fuochi sostanzialmente, era un pompiere, nel senso noi tutti fuoco e lui li spegneva, quindi avevamo bisogno anche di qualcuno che spegnesse. E c'è già lì, secondo me, lui ha già lì una quinta che lo distanzia rispetto a quello che ricevevamo noi nelle neoavanguardie, oppure adesso vedo Claudio Vera, quando ad esempio loro e parlo di tanti artisti che hanno raffreddato cioè, e tutte queste cose che lui le sapeva, cioè, non è stupido, e secondo me è diminuirlo, dire che è tutto istinto, lui vede tante cose. Nel linguaggio che usa lui queste cose diventano fantasmi però positivi, danno al suo lavoro, e poi adesso ho visto oggi, io mi scopro a guardare del libro che tu mostravi del Maxi, io ho partecipato con la mostra con qualche lavoro di quegli anni lì, a parte mi è venuta la tenerezza quasi alle lacrime, c'erano moltissime, troppe foto che non si è più capaci di riprenderle con gli occhi tanti, non si riesce, ma neanche i dipinti non si riescono, e dopo un po', dopo li sfiori, non li leggi più. Però c'era questo lavoro fatto agli occhi, che era proprio dentro una cosa tipica anche, che faceva anche gli artisti, cioè per serie, per proprio quasi due punti nel quale inserire la ricerca, poi passare ad un'altra, e c'è questo cuore, no? Ecco, quello che dicevo prima, tu, come dire, ci sono questi quegli irri, no? Diciamo così, ritrovi un pochino della memoria di quegli anni, di quella rete di relazioni, quei discorsi, più forse in questo irri, sì, nel irri di infinito, nel irri di Atlante, cioè nel irri, diciamo, un pochino più, è vero, potresti dire di ritrovarti di più per irri di inizi che non negli irri che viene dopo, insomma, da qui ti senti, mi sento legato perché... Credo che prevalga molto il senso dell'amicizia. L'amicizia è considerata un succedaneo dell'amore, ma non sono neanche molto convinto che lo sia. Cioè, quasi paritario. Quando le amicizie, e io ho avuto per questi amici che ho citato prima, a parte che ho un senso di riconoscenza ancora, anche se non li vedo di frequente, ma anche nei confronti di Luigi. Io quando mi sono incaricato, perché sono stato spinto da tutte le parti a scrivere questa piccola memoria, che non è un romanzo, non è... Però io sono stato guidato dalle sue foto, perché non ce l'avrei fatta raccontare senza le foto. Quindi guardando le foto mi sono ricaricato alla memoria i luoghi, gli incontri, e la fotografia ha questa grande capacità, quasi spaventosa, di essere evocativa, ha una grande capacità evocativa, al di là della dimensione artistica, voglio dire. Cioè, per cui, certi luoghi nei quali noi ci incontravamo,
le vettorie, le osterie, i paesaggi, la città, tu prima citavi, perché Modena è una piccola città con un uomo strepitoso, oltre qualsiasi immaginazione romanico, ma è davvero un posto nella pianura. Poi allora c'era la nebbia, adesso non è neanche più, ma la nebbia è un altro elemento estremamente interessante nella lettura di Luigi, perché anche la nebbia è una quinta. E a lui piace, io sono venuto in possesso di recente una foto strepitosa che finalmente ho avuto, è una piccola foto degli anni Ottanta di una ghiacciata, ecco dov'è, non è più il Luigi che conoscevo io, è tutto cuore, tutto sentimento, e ha fatto questo momento che si chiama, è veramente una brinata, non una ghiacciata, quindi come dire, il paesaggio è quello che conosci quando non c'è il freddo, però è tutto ricamato con questo biancore, ma non è la neve aggressiva che cambia qua, è lo stesso paesaggio con una mutazione leggera, bellissima, devo dire, mia. C'è moi. Senti, Franco, racconta un po' più nel dettaglio dei vostri incontri. Va bene, c'erano queste chiacchierate notturne, c'era questo stare anche con queste figure che erano un pochino dei padri o dei fratelli maggiori a modo in quegli anni. Sì, però ti rendi conto che lui aveva qualche anno più di me e gli altri amici che ho citato ne ha qualcuno in più. Esatto. Cioè, se, io diciamo, ero il più giovane di questa compagine di artisti cittadini, che poi va ricordare che questa città era attraversatissima allora, cioè adesso enormemente meno, cioè, ma amici o miei amici svizzeri. La pratica ad esempio del libro opera, che era una cosa che era un soggetto di lavoro che io avevo ereditato da questi miei amici maggiori, quindi Paolo Parmigiani e Franco Vaccari e tanti altri, ci consentiva, erano delle mostre in scatola quelle che si facevano, tanto le mostre non ce la faceva nessuno, per cui non è che fosse una scelta, ci faccio una mostra, faccio un libro, no, facevo un libro perché la mostra non te la faceva. I libri però viaggiavano, erano leggeri. Non ci voleva cambio a spostare, quindi questa circolazione che c'è stata nella città, in particolare col gruppo 63, quindi il mondo è stato attraversato da Mangarelli, ecco, da tutto questo mondo. E poi ricordo in modo particolare l'artista romano a cui ero legato con le grandi amicizie che Luigi però non ha voluto conoscere, perché si è un po' spaventato Luigi, Massimo Alberto Griffi. Alberto Griffi e Parrucchelli in quegli anni avevano fatto questo film che mi sembra che possa essere ancora oggi un... Luigi questo le sapeva tutte, cioè non è che gli arrivava alla ricerca, sapeva, però essendo timido lui tendeva a non partecipare, perché poi questi incontri erano dei banchetti a sfinimento, cioè nel senso, per fortuna che non c'erano le droghe, perché se non sono morti tutti, c'erano gli alcolici che non erano meglio, i vini, fino allo sfinimento, che voleva dire che sì, dialogava con questi artisti che attraversavano la città, si fermavano una notte pure, fino allo sfinimento, ma lui non partecipava. E questa vitalità della provincia, cioè sì, di Modena, in quegli anni, sì, che ha forse qualche altro uguale in Italia, ma non sono tante città così vitali come Modena, che piccole città. Sì, quel tempo lì, cioè adesso... E la ragione per cui voi non vi siete mai stinti. Cioè, come dire, lì c'era tutto quello di cui andava. Ma c'era un po' di orgoglio, perché in teoria, come dire, c'era una specie di orgoglio leggermente provinciale che faceva sì che ci sentivamo un po' diversi da quello che accadeva, non so, a Torino o a Roma. E poi avevo una compattezza, ma questa compattezza poi si è rotta subito. Il primo che ha avuto una fortuna sul panorama è finito, perché queste compagini di artisti non sono molto sodali tra loro, ma neanche quelli di teatro, devo dire, perché ci sono anche delle piccole genere che sono assolutamente naturali, normali. Ecco, fino a un certo punto questo non è successo, cioè si è stato un poi dopo magari le strade che si prendono, il fatto che uno prenda la direzione con l'altra prenda, perché erano tutti uno diverso dall'altro, molto, cioè non poteva essere considerata una scuola. Luigi era un po' un segmento congiuntivo un po' per tutti. Infatti Claudio Parmigiani lo chiama a fotografare nella casa di Luigi, questo Pelle Mondo, dove compare anche il cane di un amico, per dirti come tutto era
semplice, e si chiama Luigi, era scarico, aveva questa grande, io mi sono scaricato adesso, cioè è passato un bel po' di tempo, sono molto scarico adesso, ma allora non lo ero, quindi Luigi serviva anche un po', e poi nessuno attribuiva a Luigi in realtà un vero talento, perché devo dirti sinceramente, io sapevo che lui era un uomo di cuore, che aveva una grande capacità, ma non... Come dire, la fotografia sembrava morta come sembrava morta tutta la pittura di genere, sembrava morto tutto. E quindi vedere un faceva le fotografie delle Ventaline, non era... Cioè, o veramente questo fotografava, che ne so, era fuori dal mondo dell'arte. È nel tempo che invece dimostra un altro colore importante e vince. Luigi, quando vince lui? Io sono contentissimo, perché vinco anch'io, perché il suo modo di pensare vince una diversità, non vince un artista, come dire, bacchettone, vince davvero un amore. Tu mi hai sempre detto, poi io ho sempre apprezzato molto quel modo di essere autore, sì, no? Quello è la cosa che mi... Cosa significa per te quel modo di essere? Significa che lui non somigliava a Blow Up, non so come dirti, ecco, Blow Up è un film pure di una qualità assoluta, forse il miglior film di Antonioni, ma presenta dentro un fotografo che anche fuori di moda, ma comunque questa tipologia di fotografo, e c'è anche una tipologia d'artista che è molto somigliante a quella che io detestavo, era proprio una figura stupida, tonta, cioè che non mi piaceva. E quando Luigi vince nel senso, vince l'immagine di Luigi, poi si scompare anche precocemente, io ho avuto una felicità assoluta, ma non per meriti e demeriti, ma semplicemente perché vinceva una figura molto diversa da quella che è lo stereotipo tipico degli altri. Questo è un po' il suo modo di lavorare. Lui ad esempio aveva un'insoddisfazione, io ricordo dei dialoghi che poi adesso io li ho ricordati nel libro, ma erano infinite, neanche sul colore, che poi per lui il colore era il colore in pastello, il colore per lui non c'era, c'era giallino, verdino, rosino, cioè tutto quello che è sfocato. Non gli piacevano le cose aggressive, le immagini molto, come dire, prepotenti, le immagini che vogliono prendere i tuoi occhi. Lui stava nel flusso, è sempre immagine flusso, particolarmente a poco, ma generalmente sono immagini molto mediate e ne stampava tante. La questione del colore bianco e nero è un problema fra voi, però prima di questo non voglio che tu raccontassi, perché poi hai raccontato un po' dei tuoi incontri, ma non hai ancora parlato di quella cosa che sta nel sottotitolo del tuo libro, cioè dei viaggi randagi, sì. Che cosa sono questi viaggi randagi che tu e Luigi Ghirri facevate in quegli anni e perché li facevate? Ma dunque, la domanda è molto frontale, ci vorrebbe una seconda, io provo a dirvi le cose che fa al massimo. Dunque, va, io ricordo due atteggiamenti, quello dei fuochi aggressivo di persone che incontrano ideologie forti e incontrano reali storiche, e contemporaneamente però questo aspetto che anche oggi mi fa interrogare senza risposte, che è questo stare coi piedi nell'Ottocento. Perché noi vivevamo da vecchi ottocenteschi, cioè le osterie, perché andavamo alle osterie, c'erano già i ristoranti nuovi e magari e tutti parlavano che bisognava alimentarsi con le pillole, non più gli arrosti, i fritti, tutti cercavano modernità balorda, però noi stavamo con un piede dell'Ottocento, quindi nell'Ottocento anarchico, macchiaiolo, tutto quello che c'era, e però spinti con un pensiero verso qualcosa che non vedevamo del tutto, ma che comunque la prospettiva del far arte nuova. Che cosa voleva dire questa affermazione, che poi è larghissima, arte monocrona, gigantesca, che non provo ad affrontare? La sensazione che avevamo era che la città intanto mutasse, a parte che non è pochissimo intanto, ma noi la vedevamo come se fossimo davanti a un abisso, e che l'abisso fosse costituito dal nuovo che stava arrivando nel concetto che poi è stato sconfittissimo della modernità,
Quindi stavamo da un lato legati al passato e con uno sguardo verso un futuro, credo che ci sia un titolo di una canzone, una cosa del genere, che dice questa roba qua, ma non la cito. I viaggi in andatina, perché in questo prima io ero molto appassionato d'archeologia, di archeologia, diciamo, del mondo dell'archeologia, però ho visto nei libri soprattutto. Cioè, noi abbiamo visto quasi tutto sui libri e io adesso che sono pacificato, torno a guardare tutto sui libri e non faccio le mostre. Quindi si vede che c'è qualcosa che torna perché devo condividere, faccio fatica, devo andare a Venezia, quando sono tornato a Venezia, che è stato un giorno, e mi sembra di essere un eroe, quindi adesso io vedo tutto il catalogo che va benissimo. Catalogi sono belli, i fotografi sono bravi, si vede molto da qui. Detto questo, il viaggio all'andaggio portava Luigi, che poi era Luigi aveva la macchina, cioè lui che portava. Sì, qui, Francesco, forse puoi mettere quell'immagine di Ghirri vicino alla 500, ce n'è una. Quella l'ho fatta io, se c'è. Io sono un pessimo fotografo, ma quella però è. Ecco qua. Quando mi descrivo Luigi, non credo di aver sbagliato molto, e se voi lo vedete com'era, perché poi dopo ha avuto una mutazione anche lui, ma era proprio un po' di anni, un po' di occhialoni molto grandi, quella lì è casa sua, una filettina che si era progettato lui, da geometra, ha detto forse qualche computer, dopo Serpo ha lasciato andare, ma allora era proprio quello. Io cercavo di fare una cosa che anche adesso mentre la dico qualche piccola vergogna, dell'archeologia colta. L'archeologia colta la rifiutavo perché era troppo arrambante, i monumenti, le piramidi, mi davano questa idea molto robusta, molto, e poi sanguinoso, generalmente evoca l'archeologia colta, è molto sangue, i sarcofagi, i grandi monumenti, mentre invece è tutto perso, tutto il resto del mondo. E quindi dobbiamo parlare di storia. La storia, adesso non voglio citare i nostri amici filosofi, ma è una specie di montagna di frammenti, di rovine che noi cerchiamo un po' di assestare, sappiamo poco e niente. Mi piaceva trasformare, ecco, mi sembrava di fare un grande gesto antagonista allora, è una sciocchezza, ma mi piaceva usare la parola archeologia ma portata in un'archeologia del quotidiano, cioè andato a vedere l'edificio demolito nella città perché avrebbero costruito uno di quei condomini di quelli che adesso siamo costretti anche a vedere per 50 anni o stanno diventando 50 anni, e andavo a fotografare con Luigi che aveva la macchina fotografica acquistata a metà per uno, poi lui ne ha fatto un buon uso, io molto meno, ma la camera effettiva l'ha comprata insieme. E lui mi portava in queste case abbandonate dell'Interland modenese, ma soprattutto Modena, adesso Mantova. Ricordo, io non sono mai più tornato in quella casa, non avrei neanche più il cuore di vedere, insomma ci sono ancora. Noi pensavamo che scomparisse tutto, ma è rimasto quasi tutto lì. Queste case erano vecchie dimore di campagna, con dei danni enormi, crollate, però questi crolli consentivano a me di fotografare delle esistenze, come dire, un attimo prima mi sembrava che scomparissero, ma secondo me ci sono ancora, frammenti di affreschi, anche banalmente fino a 800, anche semplicemente pitture azzurre o rosa che erano i colori delle uscite delle case povere, crollate. Poi con lui ci facciamo queste foto, e su queste foto io poi lavoravo con quel accadimento, col gesso, attaccavo degli oggetti d'affezione, e mi sembrava di essere. Quindi lui ti consegnava le foto di scarti di queste giornate, di questi viaggi, e tu facevi degli innesti aggiunte materiche su queste foto. Questo è il tuo lavoro degli anni 70, sostanzialmente, che è, sì, come dire, guarda, sottolineature da fare. Sì. Il problema di Luigi era che lui vedeva tutto a colori, e io vedevo tutto bianco e nero, perché la fotografia che si usava nell'arte doveva essere bianco e nero. Sì. Io ero un ragazzino apprezzato da Vincenzo Agnelli, che allora era la figura forse più di artista concettuale italiano più importante. Ricordo una volta che fece una
proposta a Cannabia Brunati, che non voleva farmela, ma gli ha preso il telefono, chiamò Cannabia e me la fece il giorno dopo, eh. Cioè per dire che forza aveva Vincenzo Agnetti in quella stagione della quale io parlo. Però la fotografia nell'arte doveva essere bianca e nera, non poteva prestarsi a, come dire, ad essere delicata, garbata, doveva essere fredda, doveva essere. Io cercavo proprio un'immagine parietale, veramente non mi interessava che fosse una foto artistica. Luigi, che di freddo non aveva nulla, nel senso, io volevo essere freddo come era anch'io, però lui si aggirava in questi resti, poi le foto qualche volta le facevo più. C'è un episodio nel quale fotografiamo con una Leica presa in prestito da un'amica, e le foto che ho fatto lui mi sono indistinguibili. E difatti non dico mai che sono sue, perché mi sembra quasi di fare un torto a lui, ma lì è stata la macchina, cioè se sono quei giorni. Insomma, la macchina ha fatto tutto lei, cioè la macchinetta, e abbiamo lui, un po' si stancava, ma non sapeva dirmi di no, e neanche io sapevo dirmi di no, perché anche lui era bello peso, con bianco e il colore andava avanti. Quindi c'era, quando lui ti ha consegnato con grande generosità, tu gliele restituivi, spesso stampati in bianco e nero, su questo lui era in disaccordo. Lui, io ho fatto di peggio, io ho fatto molto di peggio, addirittura dopo la metà degli anni 60, io andavo a fare fotografie da quelli che facevano i matrimoni, perché mi piaceva la fotografia distratta, dicevo io, quella un po' di origine duchampiana, come fotografia distratta. E lui faceva tutto a modo, io distratto, mi piaceva. E allora le portavo dagli stampatori per fare la fotografia distratta, non è neanche quello così distante da dire, in realtà se non so. Invece, però io ero molto distratto, mi piaceva molto compiuto. Però lui non aveva delle impatrizzature, una cosa che qualche volta mi chiedono le persone che amano il suo lavoro, non aveva niente. Noi facevamo, tu anche di volta facevi per me dei libri, che fotografavamo, spesso fotografavamo libri, immagini che mi servivano, ma non c'aveva uno stativo, non c'aveva un faro, non c'aveva niente Luigi. Ma neanche per dirti quando fotografava fuori, sono dei fotografi che aspettano una certa ora, non sono stati 3 giorni, cioè lui tutto quello che catturava. E nei viaggi randagli, quando giravamo sostanzialmente un giorno intero, alle cerche di questo rovino, delle volte si trovava, delle volte no, strade che non sapevo neanche più dove sono, ma tipo via d'Anzi, posti intorno a Mantova, la città, e la periferia conservava ancora qualcosa di antico nelle sue vestigia, crolli, portali. E secondo me lui poi addirittura si responsabilizzava per certi mezzi, a me serviva una cosa semplice, poi lui spariva dentro queste case che avevano anche un po' di paura, perché cioè, queste case erano case abbandonate, ti chiedono, poi viene uno e dice chi siete, cioè lui poi era molto più spaventato di me, per cui lui spariva dentro queste cose e le foto magari il giorno dopo lui le faceva sviluppare ed è successo, io ne ho delle migliaia di scatti di lui, ma sono tutte o nere o marrone, non si vede niente, magari uno oggi sono anche belle, ma venivano tutte malissime, poi si arrampicava e io dicevo non fare storte, che dopo non riuscivamo a realizzare, pari, ma non c'era la luce ad esempio dentro queste case. Viste oggi danno una sensazione di grandissima tenerezza, io me ne sono vista adesso le volte che vedete molto. Una grande tenerezza perché si vede, si intravede l'occhio di chi guarda. E in queste sequenze, in cui c'è a un certo punto c'è un frammentino di burro, poi c'è niente, poi c'è un buco, poi c'è una porta, si vede come guardava. E ad esempio parlando con la figlia più giovane che lui ha, che studia a Londra, io con queste foto digitali le regalo a loro, cioè gli do questo archivio perché è interessante, perché la figlia non ne sapeva queste storie che sono scritte lì, perché è nata quando lui è scomparso, ma lei sapeva di queste storie. Quindi mi ha chiamato da Londra e mi ha fatto tanti complimenti, mi ha detto anche dopo la mostra nostra, che non era potuto venire, e lei mi ha fatto un complimento dicendo ma che non avevo neanche capito sul momento, perché ha detto ma adesso sarai più libero. E io non ho capito cosa volesse dire, lei l'ho preso come un complimento. E dopo però ci ho pensato, lei ha detto una cosa, una finezza assoluta, perché
Io sono stato un amico di Luigi, sono stato anche però l'artefice della sua rovina, in un certo senso, quindi presentare seconda moglie, lo dicevo prima l'amico. Questa cosa mi ha buttato dalla moglie prima in quello di io, il demonio, perché lui si è appannolato la famiglia, debiti, dopo è stato un inferno, devo dire davvero infernale, e noi, amici artisti, nel momento in cui lui ha avuto un grande bisogno di noi, non c'era niente, lui era indebitatissimo e qualche volta chiamava e chiedeva aiuto, ma è perché poi, dopo c'è l'ufficiale di la casa, come sa, c'era un'ipoteca, sono stato un infernino strapaesano, un bel inferno. Quando lui chiamava, che aveva questa voce sincopata, parlo sostanzialmente alla fine degli anni 70, o la metà degli anni 70, noi non siamo riusciti ad aiutarlo perché lui aveva bisogno di somme molto importanti, non c'era niente di niente, non potevamo. Allora io gli dicevo, guarda, ma abbiamo meno contrattato quello della banca, ma meno male che l'ho aperto, un motore anche, ma pagare lui gliela prima perché era proprietario personalmente di una casa. Dopo poi tutto, c'è stato un distacco lungo, io dopo l'ho rivisto qualche tempo prima che scomparisse, perché nel frattempo lui aveva avuto una soddisfazione, aveva trovato, non con gli studi pubblicitari che si ha sempre falliti, perché lui era un pessimo fotografo industriale, io ero un pessimo grafico, e quindi fallivamo, non erano anche clienti, pochi che venivano, poi non ho, Luigi non c'era, da fotografare il fiume, dove fare i motorini, mi ricordo che c'era un signore che faceva i motorini Morini, che era un più importante però ancora, che lo chiamava Cirri, non Cirri, e quando lui andava a fare foto i motorini, erano orribili, e cioè, non ci sono le foto. Quindi dopo lui trova un modo però secondo me molto interessante ed è quello. E ecco dove torna il discorso geometria nel senso alto della parola, perché lui fotografa Aldo Rossi, fotografa le architetture di Aldo Rossi, che è un grande pensatore, pessimo architetto anche lui, poi crolla tutto il cimitero comunitario di Modena, che visto da lontano di una bellezza assoluta, grande, grande artista Rossi. E Luigi riesce ad avere fortuna con le foto d'architettura. Io rivedo alla fine della sua vita, lo rivedo, perché gli architetti molto noti stanno di fianco al mio studio, chiedono le sue foto. Certo. Quindi io sono felice che lo chiamo perché riguarda adesso guadagni. E fece anche, ricordo, sono episodi che vi prego di puntare quando uscite perché non hanno nessuna influenza se non quella affettuosa, ma lui fa un manifesto per il concerto dalla Morandi, che no, anche la copertina, mi sta fondo, sì, perché la sulla copertina ed era lui felicissimo perché riusciva a fare qualcosa, perché le foto non le voleva nessuno, ma non solo le foto non voleva nessuno, ma neanche quello che c'ero io, quello che fosse, c'era Claudio che è lì, e neanche quello che c'era l'altro Claudio, non le voleva nessuno, quindi bisognava trovare un modo per tenere, non c'è nessun maledettismo romano, è una storia che poi vedo anche oggi non è più cambiato, c'è una costante, quando tu c'è qualcosa che è un po' fuori da, diciamo, dallo sguardo conosciuto, dopo lì c'è il panico. Quindi il fatto che fosse riuscito a mettere la sua fotografia a servizio di qualcosa che portava un soldo era una bellezza. Purtroppo proprio quando questa cosa parte, ecco un'altra cosa che guarda lui il cinema, ad esempio, è il formato di cinema, perché mi è scorso una foto che forse questa è quella di cui parlavo prima, ecco, vedete, sempre su tanti, è curioso perché lui ha questo, e poi c'è l'inganno, che è una cosa che piaceva anche tanto a me, che piace ancora, è vero o falso, questo equilibrio, perché è vero o falso due parole contigue, questa idea che tu mostri una cosa e che devi guardarla bene per capire da che parte va, se va verso la falsità o verso la verità. E ad esempio il verosimile era qualcosa che piaceva tanto a Luigi, i paesaggi in miniatura, c'è stato un periodo di tempo, questo può essere utile a guardare il suo lavoro,
periodo di tempo, mi ricordo benissimo, questo ricordo con una chiarezza assoluta, che guardavamo sempre per aria, sempre a cercare nelle nubi delle forme antropomorfe, qualcosa che somiglia, perché poteva servire a fare qualcosa. Poi lui fa questo lavoro sul cielo, lo fa dopo, lo eredito un po' da Parmigiani. Parmigiani è un po' geloso di Luigi, perché Luigi era molto attratto dal lavoro di quegli anni lì, faceva tutt'altra cosa, però siccome eravamo tutti vicini, era, come dire, eravamo tutti sul tavolo, era tutto lì sopra, il fatto stesso che Giacomo Parmigiani facesse questo lavoro che si chiamava Atlante, con un testo di Palestrini che ho comprato qualche giorno fa a Milano, e glielo ricordavo, anche interessante, destrutturato, postalizzato, erano belle cose. E c'era chiaramente un'analogia, non fosse altro nel titolo, si chiamava la parte, certo, tutte e due cose. Poi Parmigiani faceva una cosa, Luigi indagava le carte, magari le carte geografiche, io facevo loro, si chiamava carte di viaggio subito dopo. Quindi vedi come certo e poi come ci nutriamo più di quello che avevamo vicino che di quello che avevamo lontano. Guarda che curioso, molto influenzati, io moltissimo, da quello magari che arrivava dagli Stati Uniti, sempre libri, foto, riviste, e devo dire che l'educazione sul libro illustrato mi ha fatto innamorare di questo, anche oggi sono innamorato di illustrato. Francesco, rimetti l'immagine, perché poi sto esagerando, no? Nel senso che la regola è che ci siamo dati e che teniamo soltanto un'immagine, e la stessa invece in questo incontro sto usando altre immagini. No, per cui dovrei voglio chiederti altre cose, perché invece fare quelle differenze tra te e Luigi, no? Perché tu insisti anche molto non solo su quello che vi legava, per cui eravate simili, ma anche insisti molto anche su quello che per cui eravate veramente differenti. Queste cose hanno a che fare con le sue reazioni al tuo lavoro, no? È una cosa di cui parlavamo prima, non solo la questione del colore bianco e nero, che poi non contraddicevano mai la sua generosità, lui ti dava le foto, però comunque di alcune cose, ad esempio il fatto che tu usassi la fotografia come supporto, questo non doveva gratificarlo più di tanto, no? Lui diceva sempre la stessa cosa che aveva detto milioni di volte, che la fotografia bastava se stessa. Mm-hmm. Questa frase che io ritrovo. E io invece pensavo che la fotografia proprio da solo non potesse restituire nulla, nessuna verità. Quindi l'atteggiamento mio era aggiungere alla fotografia, cioè portare come dei valori aggiuntivi all'immagine fotografica. Lui era l'esatto contrario, lui appunto dichiarava, e forse può avere anche ragione in certo senso, che lo scatto fotografico bastava a se stesso. Non solo questo, ma il fatto che l'amicizia è quanto forte, perdona tutto, cioè, e quindi quando io penso alle differenze enormi, c'erano delle differenze abissali, no? C'è un episodio bellissimo che racconti, prima raccontavi, era molto bello, di quando di fronte alle rovine entrambi, no? In qualche modo vi sentivate, mi hai spesso detto, guardavamo quelle rovine che erano poi di casa dell'altro ieri, come sul libro della Cucina, no? Perché per voi erano antico in realtà, anche se poi erano case di qualche altro di decennio prima. Però c'è questo episodio che rivela molte diversità fra te e Ghiri, che quando voi, sempre girando per queste case, incontrate una falce martello dipinta, non disegnata, incisa, insomma disegnata su un muro. No, dipinta. Dipinta, esatto. Quella cosa di Ghiri non la vuole fotografare, no? Ghiri era un socialista del sole nascente, non era molto acceso, era un amico di Perizza Volpeiro, noi eravamo molto più accesi di lui. Anzi, io che ero solo comunista, ero praticamente democristiano, perché tutti gli altri erano molto di più. Tant'è vero, se voi andate a vedere nelle storie della pianura, ci sono anche legate, c'è di tutto. Ma c'era anche una sua prudenza rispetto al simbolo, sì, qualsiasi cosa. La prudenza verso il simbolo. Io sono frate figlio di un uomo straordinario che penso che sia stato più comunista di Stalin, lui, anzi una devota alla Madonna, quindi io sono proprio la rappresentazione. Io sono un libero assolutamente perfetto, perché ho preso talmente tante sballate all'interno della famiglia che mi sono modellato molto. Luigi era un uomo del socialismo antico, gli
piaceva molto, e soprattutto le piacevano i fuochi, qualsiasi fuoco. Questa faccia Marzella di di ritorno da questi giri vagabondi, ripeto, vagabondi è già diverso, di randaggi meglio, randaggi della pianura, e quindi questa era caduta sostanzialmente una facciata, come avevano demolito una facciata magari, e la faccia Martello era grande come una casa di 3 piani, quindi proprio la vita, non so come sono fatto a farla, ma con delle scale, era però nella luce del tramonto sembrava un disegno di Vicini gigante, a me che mi convinceva era questa analogia bella tra il seno di Vicini e questa roba, e Luigi non voleva fermarsi, che aveva paura, dice, ma dopo ci vedono, anche adesso facciamo una foto, mica spariamo una persona, per dire com'era un po' il suo carattere, no, e poi alla fine riesco a convincerlo a fermarsi, lui fa una serie di scarti che io ho trovato in questo archivio, una parola eccessiva, questo scatolone di memorie che poi bisogna essere pronti a vedere le memorie, ma voi sapete che c'è un tempo per tutto, io queste cose non avrei potuto dire né 10 anni fa né 5, si vede giunto il momento in cui posso guardare queste cose e posso anche avere un sorriso verso queste cose che prima non avevo più neanche tanto. Questa faccia Martello lui la fotografò come se fotografasse, non so, io, l'amante nuda guardato dalla nuvola, c'è una cosa proprio, tant'è vero che poi era il tramonto, ho detto guarda, se no, poi la perdiamo. L'idea qual era che sottendeva queste foto? Era che noi portavamo via qualcosa che pensavamo non esserci stato mai più dopo. Ed effettivamente successe che delle settimane dopo ripassammo dove c'era questa e non c'era più. E ho detto, vedi Luigi, l'abbiamo preso in tempo. Perché la sensazione della foto è come di portare via qualcosa. Ce l'ha tutta la foto, questa idea di catturare. Il problema è rivedere queste catture, perché quello che dicevi tu prima, riferito al libro, che è stato anche soggetto di questa mostra milanese, non è stato, adesso sono molto più tranquillo, ad esempio, di quando tu hai curato quella mostra, ero molto agitato perché mi sembrava di far vedere qualcosa, un po' delle cicatrici, non so, ma vedere queste foto, non sapevo, perché non volevo diminuire il lavoro di Luigi, tanto, non portarlo a livello troppo di sorriso, perché contemporaneamente vedevo che tra quello che lui e quello che lui è lui, come tutt'ora c'è una diversità bizzarra, perché quella che hai visto bene tu, le diversità, cioè lui marcia con un cronometro in testa, con indifferente, anche quando io non mi accorgo che lui ce l'ha, per colpa mia, e come dire, fare vedere qualcosa che si potrebbe far vedere a un amico, ma a un amico, altro amico sincero, quindi fare, cioè, aveva qualcosa di anche, insomma, che poteva essere opportuno. Poi a un certo punto queste fotografie, nelle quali compaio anch'io come una specie di Rolling Stone decaduto, poi mi sono le ho riviste con una tenerezza infinita, cioè c'è stato un momento in cui mi sono rivisto, ma mi sono visto anche, mi sono voluto bene, che non ci sono stati 20 o 3 decenni nei quali non proprio non avrei potuto guardare, ma anche fotografie nelle quali io simulo delle piccole performance, forse melanconiche, tremende, non le potevo, non le avevo occultate, non volevo neanche più vedere. E poi c'è un momento in cui ecco questa, guarda, questa te la puoi raccontare, sì. È una foto che io non avrei mai più voluto vedere, e adesso la guardo con una tenerezza infinita e sono felice che io sono quella figura di vestito da volto che non ho mai pubblicato, mai messo in una mostra, perché poi il giorno dopo che facevamo di queste lune ha fatto un numero esagerato di fotografie dove io porto questo costume da orso, che è un costume che ho preso in un negozio di affitto di costumi, solo che l'avevano usato probabilmente in tanti per delle serate in maschera, facevano una puzza di sudore mostruoso, e Luigi diceva no, ho finito, invece non ce la faccio, quindi mi ricordo questo adesso, e mi toglievo questo cappello, e ci sono queste foto, lui ne ha fatte tante, in cui io proprio scuffo perché non ce la faccio. Il giorno dopo ci sembrava una grandissima
l'ha sbagliato, e poi lui dice, ah, hai sbagliato tu, perché lui la faceva per me questa, quindi ero io il responsabile. Faccia un'altra cosa, le idee si inseguivano, il giorno dopo era già vecchia, cioè non andava più bene, poi somigliava un'altra cosa, andava bene. E è per questo che noi sentivamo questo senso, io lo dico con una parola che spesso è legata dagli analisti, ma però restituisci bene, è il panico anteriore, noi avevamo un senso di qualcosa che dovesse accadere, ma che non accadeva, però sentivamo che sarebbe accaduto, quindi inseguivamo come dei salmoni, non so, ci insegui, inseguivamo dei pensieri, però la realizzazione dei quali non eravamo tanto fanatici da non vederlo, magari il giorno dopo scusa, mi diceva guarda questa cazzata, ma queste cose si sono accumulate, io ne avevo delle quantità di industriali di questi suoi scatti e non li avrei mai fatti vedere a nessuno se a un certo punto non mi fosse pacificato con me, perché il problema non era lui, ero io che non volevo più vedermi né vestito rosso e neanche quando facevo le opere da tavolo, ad esempio lui mi fotografava in questo elenco delle sculturine che stavano in tasca, dei meccanismi, diciamo, non avevo voglia di fare. Adesso le guardo con grande tenerezza, non solo, ma sento una sorta di privilegio di aver attraversato quel tempo che abbiamo cercato un po' di descrivere a grandi linee, ma che è molto complesso, difficile da restituire, ma i grandi storici dell'arte, come Dussé, dicono, l'opera bisogna ogni tanto riportarla nel suo tempo di origine, che si comprende delle volte di più. Allora, il discorso che abbiamo fatto noi, che è sorridente, il mio meno e più corto quello di Davide, è il tentativo di portare il vostro immaginario in una dimensione in cui ci sono delle persone che cercano sostanzialmente, non trovano, ma cercano, però la voglia di cercare, la curiosità di cercare era altissima, ecco perché c'era un susseguirsi di cose quasi tutti i giorni, per cui magari le foto fatte il giorno prima già sembravano vecchie, perché già nel frattempo c'era stato qualcos'altro che ci aveva colpito. Le influenze, quelle che arrivavano, e tu ti appellavi alle influenze degli altri artisti per avere, come dire, una tua porta per... Questi lavori si potrebbero intendere come prove, non so, tant'è vero che molte di queste cose, poi io non l'ho mai usato, non l'ho mai fatto vedere. Tu li chiami i risolti. I risolti, perché erano dei tentativi, qualcosa che, come dire, partiva e poi si spegneva subito dopo, perché ne partì un altro il tentativo. E Luigi, ad esempio, in questo però somigliava abbastanza, perché di recente sono andato alla fondazione, nella fondazione degli altri taglierevi, in questo paesino soprattutto nel Reggiano che si chiama Rocescesi, dove c'è tre case e una chiesa, dove lui aveva preso l'ultima casa con un buco anche però non pagato, che pagò Lucio Dalla alla sua scomparsa, me presente, Lucio Dalla che era un musicista che apprezzavo, ma non ero sempre un po' distante, mi veni molto amico. Poi lui fece una cosa per me in bruttina e in confronto di lui sono tornato amico, ma adesso fa parte degli angeli, anche lui non ne parliamo più. Detto questo, in questa casa la signora che del fiore, signore, si chiama Maria, che seguiva con la seconda moglie Paola Eleonora di Luigi e che lo segue anche per le figlie, quindi pare autentico, ha un archivio ordinatissimo, molto raffinato, molto convincente, anche per me che tanto lavoro di Luigi, poi non l'ho visto, perché questa mostra qua di Roma è allucinante, rispetto, cioè le devo vedere a pezzi le cose, non riesco a vedere queste cose. Cioè. Detto questo, mi ha fatto vedere un sacco di foto che non sono mai comparse ad esempio su libri e ce ne sono moltissime di foto che somigliano a me questi dosso, ma non così pubbliche, però si vede che lui ha detto guarda Rotella, questa è una cosa che anche le persone che sono parte della sua fotografia, critici importanti come Quintavalle ad esempio, che l'ha accompagnato anche nella vita, certo di vita, e tanti altri sono studiosi bravissimi. Però lui ha un grande fascino,
quantità, tutte piccole foto, ritratti di persone dai manifesti stradali, ma ce n'è, va bene, sono tutte dentro delle loro buste, sono trattate proprio bene, gli antiluffa, tutte cose. Sono ricerche che magari confluivano in qualcosa di un po' più robusto per lui, però si vede, la, è come una macchina che abbia lasciato il suo segno, dove il segno suo è molto interessante, e tanti profili che ho visto di recente che sono di proprietà di un mio amico, e nei profili ad esempio questa tentativa di definire l'immagine è molto raffinata, perché tu vedi che lui si avvicina a un soggetto in modi differenti, un po' come faceva con il mio Rubine, perché lui ci saltellava dentro, andava in diversi punti a prendere, io perché solo una, lui faceva 150, ma gli atteggiamenti erano diversi, io ero influenzatissimo dall'arte giapponese, ad esempio, avendo visto tre cose, no? Non nella loro profondità, che pur mi ha raggiunto dopo. E lui era il massimo dell'Occidente, cioè eravamo di bello. Io avrei fatto una foto, quella, e lui ne fece 150. Poi il giorno dopo gli piacevano più, voleva andare sul posto un'altra volta di fotografare che non si poteva fare. Quindi molte cose avvenivano non per scelta, per sfinimento. Io lo dico perché è il contrario della leggenda. Cioè non come pensare, ma proprio facendo questo basta, e io fa cambio il gioco, tornare, forse un meglio così. E quelle solarizzate, quindi da tutta ragione, mi piaceva moltissimo, lui le detestava che da meno, perché per lui erano degli errori. Ma io le avevo mette dentro una roba che non c'entrava niente con la fotografia, a me dava bene ragione, quindi ecco, questa amicizia è soprattutto una strana amicizia. Io devo dire a questi amici tutti, oggi, e qualche volta li incontro, ma non spesso, sono convinto di quanto loro è andata, a me certamente, moltissimo. Poi sicuramente nell'amicizia c'è sempre la mano della mano, perché sono un po' funzionale, nel senso quello che da sempre poi si studia. Quindi sicuramente qualcosa di buono ha fatto anch'io per loro, però ha aperto molto, anche oggi che lavoro con molte meno agitazioni, anzi sono più le sedazioni che le agitazioni, ha aperto la loro compagnia, cioè mi piace pensare, anche Luigi, quando penso faccio un libro, deve aver fatto il libro, io penso sempre come l'avrebbe visto lui, cioè non mi è dato via il suo sguardo, oppure troppo migliaia che le volte ho preso, ma tanti amici sono scomparsi nel frattempo. Alberto Grigli, ad esempio, l'amicizia con lui è perché lui aveva un padre romano, fotografo, professionista, e lui mi aveva insegnato a fissare le immagini su supporti che non fosse la carta fotografica, quindi sull'asta di gesto le ho fatte moltissime, molte perse, ma insomma sugli oggetti cercava, e lui aveva questa grande sapere che io non conoscevo, oltre che come regista sperimentale, ipersperimentale, iper di ricerca, aveva queste. Quindi vedi come poi ricordo, non mi ricordo che tu abitavo, sapevi, ma ricordo una volta stato ospite da lui, adesso non c'era lui, ce l'aveva pagato a Roma. E però sentivo tutte le cose tenere, giravo dentro questa parte, mi parlava, era tutto pieno animali, era tutto più in tartaruga, vedi tutto dentro. E tutto sfamato di queste cose bestie, e nel buio io le sentivo con i piedi, non sono andato. Va bene, prossimo 910 anni raccontiamo Alberto Grigli, un'altra figura importante, anche di un certo, qualcos'altro. Sì, ma io faccio volentieri, guarda, faccio una cosa che è molto semplice, non l'avrei fatto anni fa. Io lascio le vostre domande, perché credo che non sono andato. Grazie, grazie. Non ho capito mai. Non ci sono. Se qualcuno ha domande. No, guarda che io te lo dico in anticipo, delle curiosità, quello che volete. Io però non sono un grande conoscitore di fotografia, anzi sono un pessimo. La guardo la fotografia, qualche volta è sempre molto invadente, dà un po' fastidio. Cioè, la fotografia è interessante
all'origine di un interesse. Beh, tu l'hai abbandonata a un certo punto, cioè sì, lavori con la fotografia fino a fine degli anni 70 e poi sbordi e non la riprendi più se non è l'ultimo periodo. L'ho abbandonata e per quello che so, l'unico, su tanti artisti anche miei coetanei l'hanno abbandonata, perché così come sembrava essere un riscatto alla pittura di genere quando l'abbiamo adottata, come sembrava la grande novità, sembrava che la fotografia dovesse riscattare. In teoria a me mi si è sfinita la cosa di mano, cioè non ha neanche fatto molta fatica, perché si è impoverita progressivamente il lavoro, mentre sentivo probabilmente anche questo, che sento le grandi. Perché io ho amato, penso che io ho amato, Fontana a dismisura, pensa com'è curioso, avevo per amico Agnetti, ma era una volta, grande merito, però il fatto che Agnetti guardasse il mio lavoro e ne avesse preso uno nella galleria Albanese del 71, io ero già a posto, ero già contento, così non me l'ha mai pagato, perché poi è scomparso, non mi importa. Però il fatto stesso che questo amico che aveva dentro, che lui usava, aveva tutti i tattici che forse erano un po', come dire, generazionalmente vicini, sentivano che noi pensavamo che la pittura dovesse morire tutta, fosse già morta tutta, non sapevamo ad esempio al loro aveva dato la pittura una nuova vita, che la pittura continuava intorno a noi, ma noi non la vedevamo perché eravamo un po' accecati da quello che facevamo. Quindi fondo, cioè, è quello che fanno le ideologie, sono le ideologie che lo fanno, ti devono convincere che tu sei del giusto, perché se ti viene anche il dubbio non lo convinci neanche a fare il suo combattimento. Quindi fondo lentamente questa cosa si sfinisce e io lascio questo supporto fotografico. L'ho raccontato di recente su una cosa scritta faticosissimamente, perché non è che è netta l'abbandono. E io ad esempio guardo molto il lavoro di Claudio e degli amici che hanno vicino, una certa stia vicino Luca, che sono vicini per ricerche ad esempio. Ho avuto una botta di innamoramento e che ho tuttora nei confronti degli artisti del dolore americani, ma contemporaneamente però avevamo una grande temperatura, sentivamo che nel neo-avanguardia c'era qualcosa che ci prendeva il cuore, quindi da un lato, come dire, la cultura alta la sentivi, però anche i mezzi, cioè la so che più volte viene una cosa di Gina Pane, cioè Gina Pane è una femminista strepitosa, ma anche poco no, cioè è una maestra della performance vera. E tu vedevi queste cose, non poteva non colpirti, cioè anche se tu amavi di Lucio Fontana, che io poi mi sono sempre immaginato fosse quello del taglio di Gulas, e poi una volta sentì alla radio la sua voce di Lucio Fontana, che non somigliava al giapponese per niente, anche parlava un mezzo dialetto milanese che metà argentino, di una grande simpatia, devo dire. Io invece quell'immagine del taglio era passata quella su. Poi ho visto lui vestito con una camicia americana su Vogue, spesso poco prima che morisse, che mi fa sentire un po' di lui era una figura mica tranne, erano gli artisti che noi avevamo tanto amato, ma sembravano lontani, non so, sembrava. Dopo, ecco, faccio un ragionamento che ho fatto con una giornalista. Ad esempio, se uno vede Milano come ho intervistato da ragazzino, con gli aloni di Piero Mandoni che si muove, ancora, io non l'ho visto, però vedi i luoghi che frequenti, cioè, ma anche se che ci sono, Mandoni, Fontana, è passati fra anni. Tutti butti giù dalla finestra si può fare pittore, se non sei un po' inconsapevole, come dire, erano tre potenti, cioè oltre loro c'è quel niente di cui parla il Giappone, ma niente, cioè è un balzo nel vuoto, quindi lì prende la pittura lì, non è possibile, bisognava, come dire, forse nei soldi, oggi poi il racconto che vi faccio è perché l'ho macinato in tanti decenni, quindi allora era più istintivo, cioè la fotografia poteva essere un riparo anche.
avanti molto, cerca un ingresso con la pittura, certo. E ad esempio il lavoro loro è molto influente, ma è testimoniato da studiosi che ne hanno parlato nel mio lavoro che porto all'inizio con loro, cioè come dire, un dipinto molto meditato, un laterale, il bagno per potenti, e quindi dopo cambio e pian piano c'è un ingresso che io faccio. Non abbandonando i gessi, i pigmenti di polvere che mi piaceva tanto, ma su queste superfici di carta, lavorando un po', come dire, toccandole, sa, pian piano la fotografia poi non si finisce un poco solo, io poi tendo le serigrafie con le polveri di carbone, le faccio di tutto e di più. Però diciamo, avevo forse bisogno che le mani avessero esprimesso allora intelligenza, perché tutto il lavoro fatto prima, pur essendo nella pittura, è però sempre molto progettato. Le mani avevano un'influenza molto relativa, cioè colore. Io colori li ho sempre collezionati fin da ragazzo, colori in polvere, e ne ho delle quantità industriali che non neanche i 7-8 litri uno potrebbe usare, i colori sono una preziosità. Però poi Luigi in giro dice con i colori fai le foto, era diciamo, dei bar. Ma mi piaceva il colore, forse Claudio puoi secondo me interpretare questo bene, questo bene. Perché secondo me lì c'era tutta la pittura del Volvago, non so, lei la polvere che tu puoi fare nelle cremisticherie prima di vedere il bambino romano che vengono oggi, esempio, sono spacciatori di colore in polvere quello. Ma io riprendevo le viaggi in Oriente, io non avevo sempre con le vecchie colori, ne avevo ed era verde nei sacchetti, sembrava di poter possedere la pittura intera da fresco, non so, questi colori di azzurri. E poi pian piano sono tornati utili, cioè un po' e poco poco, con il viso toccavo un pochino questo. Niente. Sono storie di niente, sostanzialmente, non so, a volte penso che non somigliano, io sono lettore di biografie, leggo solo le biografie, colpevolmente, qualche amico, non posso fare. Però, come dire, io leggo le biografie che nella migliore delle ipotesi sono buoni racconti, ma non vivevano quasi mai nulla perché è tutto mascherato, poi è tutto sempre visto con delle prospettive rovesce, cioè, tu vai a cercare delle cose che devono colpire l'immaginario, deve essere almeno un po' tossico di avere un 18 con la voce, una si è suicidata, se non va bene, dove si è suicidato? No, se uno piace, magari un po' l'800, un po' il melodramma, che dopo mi è cominciato a piacere anche a me tardi, quindi era molto avanti. E, però ecco, queste sono piccole storie, non vorrei aggiungere tanto perché non credo che. Però le guardo oggi con molta tenerezza e il fatto che abbia dato origine anche al lavoro che oggi conduco con molta consapevolezza, con molta consapevolezza certamente allora, mi dà un. Insomma, mi sono un po' pacificato. Questa è la cosa. Con il mio passato, per cui supporto anche me vestito da orso, cioè, mi dà più un fastidio, potrei parlare un giorno intero, perché anche lì c'è il verosimile. E c'è quel filo di chi ci avevamo visto, cioè la vista genere. Mi spiace tanto che noi nel momento in cui poteva avere un po' di. Ti chiedo una cosa da conterraneo adesso, perché vabbè, dai, io sono romagnolo, tu sei emiliano, vabbè, non siamo proprio conterraneo. Però quasi conterranti, e che tu hai preso le distanze, rifatto all'inizio, no? Dall'immagine naif che in qualche modo restituisce Celatti, però prendi sempre le distanze, nonostante il tuo, due volte che parlo con te, dal mio punto di vista, la incarna, sì, questo libro, questo libro che, come se uno dovesse restituire una bibliografia di questa lezione, certamente sarebbero le lezioni di fotografia. Io, Luigi e Giulio Lizzari, pensate a quel nome, Lizzari. Che era il vero grafico, quello che faceva per gli studi, arrivavamo. E queste sono le lezioni che lui ha fatto all'Università del Progetto, che era una scuola inventata da Pilatri, che fa lì anche due volte, l'ultima volta, e poi anche lui continua. E l'altro amico era Romano Cavazzoni, lo scrittore
Esatto, c'è questa, come dire, c'è questa mitologia del paesaggio emiliano, no? Di cui sono cantori, Ghirri e Celati, forse sì, sono le due figure. Sì, sì. Poi dopo però anche altri scrittori come Calazzoni, ma Condelli stesso, no? Ma, non so, in Viaggio in Italia, anche delle esplorazioni sulla Emilia, anche quella guerra, è stato coinvolto da Ghirri. Oppure la fotografia, con i bombardieri, quello qui, no? Per cui, ma anche tanti cantautori ci stanno dentro questo, sì, dentro questa. Anche tu prendi sempre un po' la distanza, anche secondo me, come dire, condividi questo paesaggio, no? Allora mi sono sempre chiesto perché. Come dire, pur incarnando. Perdonando anche cantautore, okay, perché sono anche stato amico e anche un po'. Io sono stato molto amico di questi due gruppi, amico, cioè, due gruppi tipo 84 Nordi, e molto amico del fotografo. Poi per un amico di Vasco Rossi, ma sono diventato più recente. Ed è curioso perché questa cosa che dice, secondo me, Davide, io vorrei avere tempo con lui, con voi, di approfondirla, ma ci vorrebbe un giorno. Perché c'è una teoria economica che secondo me ci potrebbe aiutare, ma tu uscireste, secondo me, con le griglie dei distretti, perché è lì, la parola di questa è il distretto. Così come in economia si spiega perché un paese vicino a Modena, che se suole è fatto solo di ceramiche, cioè loro non c'ha neanche la materia prima, non c'è neanche la terra, no? Comprendere come mai, e sarebbe interessante farlo anche con cantautori, perché anche quello avviene per imitazione poi per gli artisti figurativi. Io mi sono dichiarato prima grande innamorato di tanti artisti grandissimi, quindi un contenitore di influenza sono stato io. Ma certo loro non sono molto dissimili, quindi secondo me l'imitazione e la contiguità, ad esempio tu dici noi non siamo emiliani romagnoli, noi le vacanze abbiamo fatto tutti in Romagna, tutti i bambini modenesi hanno anche romani, delle colonie romane, fasciste oppure... Beh, lì mi fotografa, lì Crimini tantissimo. A lui piace molto lo spazio dentro lui fotografa, io ho fotografato quelle dei... quegli scivoli che sono diventati quasi terrosa oggi, c'è una serie qualcuno che era fatta con delle... perché la fotografia sembra pure così robusta, ma è fragile come il disegno, anzi di più forse, quindi la luce se ne va. Cioè io dei condini Morandi, per dire non c'è niente, condini Macenta, perché poi il mio c'è quello che ha fatto Casa Morandi, e quando si va a Casa Morandi e si avvicina a Morandi, cioè il maestro Morandi, si fa un patto, non si ci avvicina per caso, cioè, come dice, c'è un patto. Morandi è una persona repulsiva, cioè un artista che non cattura, non è tutto basso, proprio dicono, della natura morta. Lui è repulsivo e si vede come un uomo tremendo da dipingere, però è un genio, cioè è un uomo genio tremendo. Allora, dico queste cose, io una volta entravano delle... adesso non vorrei stare troppo spiegato, insomma avevo un po' di quattrini, molto semplice, avevo fatto un contratto con la galleria blu, che poi sarebbe un fiasco, tremendo, ma nel frattempo ho preso un disegno di Morandi, poi io, non so, guardando il disegno non costava cifre, potremmo prendere un milione, oggi no, oggi mi sono fatto ieri, contavo. E preso un bel disegno di Vicini, molto più disegnato, lui in realtà appoggiava la matita forte, poi leggeva e la rispingeva, quindi fare facile non è facilissimo, l'ho fatto qualcuno per qualche amico, ma per gioco. Il Morandi tutti i giorni mi sembrava che fosse più labile, perché era di una bellezza, non c'era niente, era un foglietto con qualche segnino a matita che potevano suggerire degli oggetti, delle facciate, ma era niente, probabilmente era un disegnino fatto su un foglietto di carta meraviglioso. Però tutti i giorni guardavo e mi sembrava che scomparisse sempre di più, non lo facendo malissimo, perché forse era un'impressione che era talmente debole il segno che ti diceva, poi forse qualcuno mi aveva detto che metto il disegno con la luce, e invece di Luigi, che è un po' morandiano, le foto hanno questa grande fragilità, perché io le ho tenute cambiavamo i lavori, sono diventate rosa, ma sono rosine tutte. Hanno perso molto la... mi piace di più, cioè valgono poco
questo stampatore che dovrebbe darne a noi oggi, perché abbiamo stampato un sacco di foto che sono comparse, adesso scusa, sei lo stampatore da poco, ma c'era da dire che era l'unico stampatore un po' non da matrimonio, che aveva gli stili veri, le macchine vere, però probabilmente usavano tecnicamente degli acidi che si sono rivelati poi fallaci, cioè invece che fissarli, ecco, questa della fotografia è davvero un aspetto che mi affascina enormemente, l'idea della scomparsa, dello svanire, che le cose si svaniscono sempre più belle, svanite, cioè non so, ti consentono più immaginazione. Ho preso una foto anche di adesso, non pensate sia un collezionista, no, l'ho preso nel senso che me l'ha dato un mio amico, l'ho preso e portato a casa, non l'ho neanche pagato. Però che era Chiariano. Una foto di? Una foto di Ugo Barbieri, che è un fotografo molto bravo, sì. Originario di Carpi, quindi a pochi chilometri da Modena, eh? Ed è una foto di Ghirriana, Ghirresca, come si dice. È una chiesa che c'è a Rubiero, che abitava vicino a Verrato Chirri, ed è bellissima, è una chiesa tutta grigina, e lui ha fotografato le campiture del pittore che sta scegliendo i colori per dipingere. Io ci ho lavorato 10 anni su quella roba del pittore, che sono le campionature del colore, quando si cambia l'appartamento di va bene così, fanno delle campiture ed è bellissimo, ed è oltretutto in tosa, perché non è stata stampata da quello là, dove sarà andato un pittore bravo, e quella resiste, secondo me ci sarà per sempre. Bene, non so, poi guardate, se fate, ma avete dei dubbi, voi chiedete a Davide, perché Davide sa molto, io sono sicuro, no? Non lo so, è sicuro. Grazie, appuntamento 10. Piccola domanda, perché la scelta di questa fotografia? Beh sì, no, prima perché mi sembrava che dal titolo e anche da, come dire, questa casa, cioè, diceva sì, prima, una parte tante che potevano, no, come dire, questo incontro nasce una difficoltà, per quello in realtà oggi avevo altre foto, no, di scegliere una foto di Birch, perché, come dire, è difficile, no? È difficile, anche ce ne sono molte che sono molto facili da scegliere, diciamo. Beh sì, quando un'altra volta, per quella conversazione che facevi in triennale, dobbiamo scegliere una lì, chiesi a te, e poi scelgo una foto abbastanza tarda, degli anni 80, ti ricordo, sì. che questa è una Bologna, questa villa in fondo al parco illuminata. Non so, quello è esatto, quella è l'immagine più lirica. In realtà, sapendo che invece lui non si sente vicino a questa parte del lavoro di ieri, allora scelgo una, ho volato una serie degli anni 70 e poi mi interessava il fatto che il titolo fosse Modena, che fosse stata fatta Modena, che è una città comunque che costruisce qualche modo. Ma questo è il paesaggio, è un pastore, è una zona di Modena, particolare al centro, dove abitavamo, e questa è diciamo anche abbastanza degna come facciatina, ma ce ne sono di quelle veramente un po' che occhieggiano a Rinascimento, ma è piccole, non tanto Rinascimento, ma qualcosa per cui sono casa, che in realtà... No, ma poi manifesta veramente questa, la sua capacità di non entrarsi di fronte a chi c'è sopra il costume e alle cose brutte, perché non c'è più brutto di una serranda, di una tapparella, lui era invece di una tapparella, di una serranda, come si chiamano quei cancelli? Questa foto bellissima, molto fragile, di questa rosa attaccata a questa... come si chiamano? Questa cancellata. La cinzione di ferro. E ancora, ecco, era... forse l'opzione migliore è questa immagine, no? Anche se... No, poi tutte cose che lui trovava vicino, c'è stato un periodo che io andavo in vacanza anche con lui, poi ho messo perché andava sempre a un disegno, pioveva sempre, e poi stavamo sempre dentro la stanza, perché lui era una bimba piccola, io molto rilassato, io ci facevo piovere tutti i giorni, questa pioggia freddo, il disegno, ma non pioveva, usciva, faceva le foto, che sono poi quelle delle persone che guardano il paesaggio. E dice, Paolino, lascia stare che Paolino, che guarda. E lui rideva, e poi dopo io sono andato verso il caldo, verso il paese caldo, e lui invece è rimasto. Sì, è una bellissima figura, io le parlo molto come amico perché mi sento di poterlo fare, ma è anche un grandissimo artista, che io forse non avevo neanche compreso nella stagione in cui si poteva già entrare a vedere. Si chiedeva a lui delle cose, a lui si chiedeva che venisse più verso gli artisti, ma lui invece stava in una zona di protezione,
vede che non era il suo. Noi immaginavamo che potesse, e lui era con noi, mi ricordo che anche quelle dove poteva essere utile, dove c'era il campo del pubblico, che era la sua abilità. Poi comunque una bella storia, sì, diciamo una bella storia che oggi si può raccontare, sempre rilassarsi, dopo con una prospettiva, ed è un grandissimo avvento. Ha moltissimi detrattori, perché ha moltissimi che lo amano ferocemente, e ha fatto una scuola di fotografi di rose, appunto, tra Carlo Cancelli, di vestitini, e vedono. Però io guardando il paesaggio, anche della fotografia di quegli anni dietro, lui avesse intuito, secondo me, la strada che noi pensavamo già finita, invece lui l'ha ritrovata ed è un merito assoluto. Va bene, allora il libro di cui parlavo prima, ma che prima abbiamo chiesto a Margherita, è Luigi Ghirri, il film di fotografia, e invece quello di Franco di nuovo è Nessun Luogo da Nessuna Parte, e il prossimo appuntamento è il 10 giugno e si parla ancora di pittura di Philip Gaston, un dipinto molto importante, che è un dipinto del passaggio, studio, dal Philip Gaston, l'espressionista astratta, quello figurativo, quello che segna questo passaggio, e lo facciamo con Luca Bertolo, che è un giovane pittore italiano. Va bene, ok, grazie mille.